Cavallo Bianco, opera di Gauguin. È il 1898 quando Paul Gauguin dipinge Il Cavallo Bianco, un'opera che in seguito diventerà molto famosa. È il suo secondo soggiorno a Tahiti e Gauguin ama esplorare i paesaggi selvaggi che circondano i villaggi in cui spesso trova ristoro. In quegli anni Tahiti conserva un paesaggio incontaminato e lussureggiante, dove facilmente si possono incontrare animali allo stato brado, che si muovono liberi nella foresta. Ciò che Gauguin vede e dipinge non è solo la realtà del paesaggio o la bellezza della vegetazione, ma una sorta di visione onirica del mondo caraibico. Paul Gauguin, Il Cavallo Bianco, 1898, Musée d'Orsay, Parigi. In questo quadro Gauguin dipinge immagini che evocano altre immagini, ma che non corrispondono alla realtà. Si tratta di una sorta di sogno, che riprende però molti aspetti del paesaggio selvatico di cui era un appassionato osservatore. Non si vede il cielo, ma solo un albero dai rami intrecciati, con a fianco un cavallo che si disseta bevendo da un ruscello. Il corso d'acqua attraversa il dipinto partendo dall'alto e concludendo il suo viaggio in un piccolo laghetto. Il protagonista del dipinto è il cavallo e il titolo si riferisce al colore del manto, che però appare verde per via del riflesso della vegetazione. In primo piano sono visibili anche dei fiori, gigli per lo più, che insieme al disegno dell'albero rendono l'opera ancora più decorativa. Il cavallo è un simbolo di spiritualità, rappresenta un passaggio fra la vita e la morte. Il bianco è un colore con importanti valenze spirituali per le popolazioni che abitano quel territorio. Il dipinto è privo di profondità e la posizione del cavallo e dei due cavalieri che cavalcano nudi sui loro destrieri, spostandosi verso l'alto del quadro, evidenziano ancora di più la verticalità dell'opera. Un altro aspetto importante del quadro sono i colori. La scelta di Gauguin di utilizzare colori così accesi come il verde della vegetazione e il blu dell'acqua furono alla base del disappunto del committente dell'opera, che non gradì il fatto che il cavallo avesse un manto verdeggiante. Invece la scelta del colore è coraggiosa, perché rende l'opera ancor più decorativa, ma allo stesso tempo la carica di rilevanti significati simbolici, che risaltano ancora anche grazie alla luminosità del colore. E infatti proprio l'utilizzo di questi colori accentua ancor di più il bianco del cavallo e la carnagione dei cavalieri, che si muovono in un contesto di paradisiaca tranquillità. Fonte: culturabiografiaonline.it. E per ulteriori approfondimenti e curiosità visitate il nostro sito www.ilcappellodiirma.it.